Ciao a tutti ragazzi, qui Frost ed Ellie e bentornati su un nuovo video. Cioè questo gioco Cioè ragazzi, credo che non ci siamo mai fatti così tante domande inerenti a un gioco che doveva uscire ma che non eravamo completamente certi di acquistare al day one, perché soprattutto non sapevamo subito a quanto poteva ammontare la spesa d'acquisto. Esatto. Ma con col costo finale che è valso sto gioco, possiamo anche dirlo, eh. Sì, che l'abbiamo pagato 40 cioè me l'ha regalato il Frost, che sia esatto. Chiaro. L'ho pagato 40 euro, ma per adesso ragazzi ne vale tutti i soldi. Concludendo la, appunto, la parentesi sul prezzo, ragazzi, ci troviamo davanti finalmente nel 2016 a un titolo nuovo 60 fps fissi. Sì, fissi, cioè non abbiamo mai visto per adesso. Per adesso una fluidità tale. Oh, salve. Su un gioco su PlayStation 4. Tanto io gioco. Sì, sì, intanto te giochi, io parlo. Allora, ragazzi, per chi non l'avesse ancora riconosciuto, ma fai vedere anche i salti laterali, la roba da pro gaming, eccetera, eccetera. Ah, no, finiti i colpi. Per chi non avesse ancora capito, ragazzi, si parla di Ratchet & Clank. Ratchet & Clank è stato una di quelle saghe e che come Uncharted e che come Crash Bandicoot sempre giocato su PlayStation 1, PlayStation 2. Sfiga, Uncharted l'hai giocato su PlayStation 1? Ma vero, per dire! Certo, ma che fortuna ci hai avuto! Cioè, è stata una delle prime a riuscire a giocare ad Uncharted su PlayStation 1, ragazzi. Cioè, ah, io sono Dio, non hai ancora capito. Sta cosa è fantastica, che culo. Allora, ma a parte gli scherzi, ragazzi, al primo aspetto, mentre si gioca a questo titolo, vi sembra principalmente di giocare a un titolo, vi sembra proprio di partecipare a un film d'animazione che può essere della Pictures, della DreamWorks, no, della, scusa, della Disney, della Disney Pictures, della luna che vola giù un palazzo. È un treno in corsa, a dire la verità. Esatto, treno che d'altronde, ragazzi, ricorda un sacco la missione appunto di Uncharted 2. Esatto. Giusto perché mamma Naughty Dog e Insomniac Game hanno partecipato comunque alla stessa produzione di Uncharted, quindi è un rimando abbastanza carino. Nel mentre la luna sta svolgendo queste fasi platforming appunto su questo treno in corsa, tra virgolette, perché siamo su rotaie, potete su rotaie che non si sa da che parte, perché c'è, vabbè, ma l'occlusione ambientale, cioè ragazzi, voi notate voi stessi l'occlusione ambientale, gli shaders, Marsino che ci invita in live quando facciamo i video, vaffanculo Vardek, cioè, raga, guardate voi stessi. Okay. Sì, Luna, però fagli vedere un po' anche le azioni da pro gaming con i salti laterali. Oh, bravissima, vai. Ok, il problema, come sapete, ragazzi, è che la Luna non sa giocare. Non è che non in so modo, giocare in modo molto. Cioè, lei più che altro è smazza, smazza, spara, spara e basta. Cioè, è proprio un barbaro, come si può. Ma come salto lateralmente, evitando i colpi. Guarda. E ragazzi, cioè, ce l'avete davanti agli occhi? Ho finito i colpi. È fantastico. Cioè, noi vi giuro, ragazzi, che ci stiamo innamorando di questo titolo. E ci avremmo giocato, sì o no? 2 ore. Neanche 2 ore. Aia. La cosa principale che però ci desta un po' di paura è il fatto che abbiamo paura, appunto, che possa durare poco. Con tutta questa cosa fantastica, possa durare poco. Mi servono dei colpi. Ok. Le di nuovo e due. Ok, mi dia il joystick che provo un po' io intanto e tu puoi parlare. Allora, non fagli, potevi aspettare un attimo. Dai, su, tu parla che io gioco in modo da pro. Ok, la grafica, cioè le ombre, l'occlusione ambientale, i particolari di quello che viene circondato, le texture, cioè guardate quella texture lì del la fisica. La fisica degli oggetti quando li rompi, le viti che volano, il fuoco, i proiettili, il fumo. Basta, Dio. Sì, effettivamente questa volta ho fatto un po' il porco e gli ho fatto un bel regalo. I 40 euro spesi, ragazzi, li valgono tutti, indipendentemente da quanto duri il gioco a questo punto. Sì. Perché anche The Order aveva una grafica della Madonna e durava 5 ore. Però
era cinematografico a merda. E io ho finito i colpi. Ma io ho la mia chiave, mi spiace. Quando uno è pro Luna. Ok, cioè lui è pro, ok. Ok. Con calma si fa tutto. Esatto, usiamo uno Zurken. Un Zurken che teoricamente dovrebbe darti una mano, ma. Sì, sì, ma è lì che mi dà la mano. Tranquilla. Guardate anche soltanto gli edifici come sono fatti. Ok. Carina la cosa che fin dall'inizio, ragazzi, si possono utilizzare alcuni gadget abbastanza interessanti, come il Clank Cottero, che l'abbiamo tipo preso adesso. Ma guardategli la coda! I peli! Finalmente Ratchet ha i peli! Esatto. E guardate il riflesso della luce. Cioè, più che altro, ragazzi, è un cazzo di film d'animazione. Cioè, non è un gioco. Il vostro narratore che rompe i maroni in continuazione. Beh, okay. Beh, comunque qua avete una fase della storia. Però, ragazzi, questo gioco ci sta. Che c'è? Non ti piace stare? Cosa sta facendo? Stavo provando il nuovo VR della Samsung. Esatto. Porca merda, non dirmi Samsung. Comunque, ragazzi, cioè, penso che abbiamo detto tutto. È un titolo principale. Guardate la grafica, cioè la stessa grafica che c'è durante i video è la stessa del gioco. I riflessi, tutto. Clank che sta con la figa. È vero. Oh! Disponibile. Che figata. Versione autunnale. Ah beh, comunque ragazzi, ci sono un sacco di rimandi ai vecchi Ratchet. E anche se ancora non abbiamo capito se è un prequel. Esatto, teoricamente dovrebbe essere un prequel, perché comunque diciamo Clank solo questo, perché poi sennò che però sennò si incontrano all'inizio, però basta, non diciamo più nulla perché sennò è spoiler, ragazzi, quindi non sappiamo se è un... Presumiamo sia un prequel da quel che abbiamo esatto. visto. Comunque, guardate quelle piante, guardategli il pelo. È molto brutta come cosa, però va bene. Completa il corso fitness, ragazzi. Trofeo. E abbiamo concluso. Penso di aver penso che possiate vedere le cose. Zoom su Ratchet e è vero, giusto. Ragazzi, c'è la messa a fuoco automatica del personaggio e dell'ambiente. Nel senso, adesso noi siamo qui, se puntiamo appunto l'albero verso l'albero l'albero va in fuoco e Ratchet no. Ma se facciamo la stessa cosa con altri luoghi, tutto l'ambiente che ci più o meno credo sì funziona, vedi, trovare l'oggetto giusto, la posizione della telecamera giusta. Guardate la schermata. Però c'era raga, io sono uno di quelli che quando tipo un titolo come Dark Souls ci perde proprio il tempo a camminare. Ma guardate anche qui a camminare. Ma vi rendete? Hanno studiato ogni minimo particolare. La nuvolina lì, il riflesso, il sole. Clank incazzato. I raggi del... Sì, li vedo. Cioè, l'hai visto? Sì. Raga, è studiato in ogni minimo particolare. Io sapevo che sarebbe uscito il 20 di aprile. Ero indeciso. Sapevo che non sarei riuscita a prenderlo. Perciò c'è quel porco del ragazzo. Quindi c'è il porco del mio ragazzo che me l'ha regalato e lo ringrazio perché è Dio sto gioco per me. Sì, intanto gli gli saltelli intorno. E dopo di questo, ragazzi, credo che abbiamo detto tutto. Noi speriamo che vi sia piaciuto il video. Se lasciate un video. Cosa ho detto? Non lo so. Se lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video. Che cazzo dico? Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video. Se volete una serie, la faremo lo stesso. Non ce la farà la Luna. Finalmente una serie che farà la Luna. Sì! Invece di spruzzare sempre quel cazzo di profumo viola. Ok, scusa. Riferimenti a parte. A pari, vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo detto tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.